Ciao a tutti amici, come state? L'ultima volta ci siamo lasciati con Enrico che ha fatto fuori Anna Bolena e metà dei suoi cortigiani. Praticamente ad abitare al palazzo c'era rimasto solo lui e la cameriera che gli faceva il letto. Anche Caterina d'Aragona era morta, ma è comparsa una nuova fiamma per il nostro sovrano piuttosto lunatico, Jane Seymour. Oggi sarà l'ultimo video della Royal Saga di Enrico VIII, quindi mi raccomando rimanete con me. Se non avete visto gli altri video, io vi lascio il link alla playlist così potete recuperarli. Ma prima di cominciare lasciate che mi presenti amici. Io sono Letizia e questo è Folcloristica, il mio piccolo spazio qui su YouTube dove parlo di miti, folklore, storia e leggende. Se siete appassionati di questi argomenti mi raccomando iscrivetevi al canale, ma non perdiamo altro tempo. Avevamo quindi accennato alla nuova fiamma di Enrico, Jane Seymour, una fanciulla che possiamo definire tutto il contrario dell'intrepida, spavalda e ambiziosa Anna Bolena, o almeno a primo acchito. Ma chi era Jane? Jane era la figlia di Sir John Seymour. I Seymour erano un'antica casata inglese che discendeva da Edoardo III Plantageneto. Jane è una ragazza, come avevamo accennato anche nello scorso video, molto gentile, molto mite, estremamente modesta. Pensate che non sapeva quasi scrivere nemmeno il proprio nome, perché nella sua famiglia solo i figli maschi avevano diritto a un precettore. Però Jane entrerà a far parte delle damigelle di Caterina d'Aragona e lei le si affeziona così tanto che la farà studiare insieme a sua figlia Maria. Jane infatti era molto affezionata alla vecchia regina, ma quando Enrico sposa Anna, i suoi fratelli la costringono a passare al suo servizio. Enrico, come abbiamo detto, ha un colpo di fulmine con Jane, tanto che praticamente la testa di Anna era ancora dentro una cesta di vimini che Enrico già stava andando a Wolf Hall, che era la dimora dei Seymour, per chiedere alla ragazza di sposarlo. Anna Bolena è stata decapitata il 19 maggio 1536 e contate che Enrico e Jane si sposeranno il 30 maggio. Cioè praticamente Enrico è stato vedovo 10 giorni. Ah beh, è vero, non puoi rimanere vedovo se continui ad annullare i tuoi matrimoni. In ogni caso, l'Inghilterra ora ha una nuova regina che, al contrario di Anna Bolena, fu molto apprezzata. Ed Enrico sembra che questa volta fosse davvero innamorato, davvero felice. Anche se non sembrava avesse chissà quale bellezza. Sempre quel famoso ambasciatore dell'imperatore di cui avevamo parlato nello scorso video, quello che aveva accennato alla possibilità di una falsa gravidanza di Anna, beh, proprio lui in una lettera descriveva Jane come Plain Jane, ovvero Jane la scialba. Sembra che l'unica cosa che avesse di particolarmente bello fossero i capelli biondi. Per il resto aveva gli zigomi poco pronunciati, il mento troppo appuntito, il naso troppo grosso e la bocca troppo piccola. Jane sicuramente faceva meno scena della bellissima Anna Bolena, ma sembra sia stata l'unica vera moglie amata da Enrico. Il suo motto fu destinata ad obbedire e a servire, e la particolarità di Jane, il suo buon cuore, si vide soprattutto quando la donna cercherà in ogni modo di mettere pace tra re e le sue figlie, soprattutto con Maria, che era stata diseredata e relegata al compito di ancella della sorellastra Elisabetta, appunto. E Elisabetta però, dal momento che la madre era stata ripudiata, era stata praticamente dichiarata bastarda. Beh, Jane riuscirà sia a far tornare a corte Maria, sia a far confermare Elisabetta III nella successione al trono. Enrico intanto stava ingrassando, infatti era caduto a un torneo, si era fatto molto male, aveva ancora la sua famosa ulcera alla gamba che non lo lasciava stare, quindi doveva essenzialmente limitare le sue attività sportive. Ovviamente la mancanza di esercizio fisico lo fece ingrassare, lo fece diventare il sovrano obeso che vediamo sempre rappresentato nei dipinti. Intanto il figlio di Enrico VIII e Bessie Blount, Henry Fitzroy, morì. Non ci furono funerali pubblici, sembra infatti che Enrico non potesse piangere apertamente la morte del figlio. Infatti forse temeva che tra il popolo, se si fosse saputo che era morto un altro figlio, il popolo potesse continuare a creare profezie su profezie. Infatti a quei tempi di profezie ce n'erano in abbondanza riguardo alla corona inglese. Si diceva infatti ad esempio che non ci sarebbe più stato un sovrano inglese,
che colui che avrebbe portato la vera pace sull'isola sarebbe venuto da Occidente. Inoltre c'erano molti presunti traditori della corona. C'era chi diceva che il re avesse messo a morte i presunti amanti di Anna solo per capriccio, chi sperava che il re di Scozia si prendesse pure l'Inghilterra, ed Enrico iniziò ad essere descritto anche dai professori delle università come un tiranno peggiore di Nerone, come un qualcuno che doveva essere eliminato. Maria intanto tornò a corte. Copiò la lettera che le aveva suggerito Cromwell, una lettera in cui ammise che il matrimonio tra suo padre e sua madre era stato incestuoso, una lettera in cui rinunciò all'obbedienza al Papa, una lettera in cui riconosceva Enrico come capo supremo della Chiesa inglese. Ma Enrico non ha nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo che ecco sopraggiungere un ulteriore problema. Il nord, il freddo e grigio nord. Lo Yorkshire, il Northumberland, tutte terre che fin dai tempi più antichi vivevano un po' una vita separata rispetto al resto dell'Inghilterra. A Enrico importava poco di quelle terre desolate e alla gente di quei luoghi importava poco di Enrico. Però in quelle selvagge terre loro ricevevano un aiuto e lo ricevevano dai monasteri, dove chiunque poteva trascorrere la notte al sicuro, dove chiunque magari poteva trovare cibo e ospitalità. Ma Enrico fece chiudere i monasteri e la notizia giunse anche lì. E così tra il 1536 e il 1537 scoppiò una vera e propria rivolta, anche se era stata battezzata con il nome di Pellegrinaggio di Grazia. Le persone di quei luoghi erano infatti rimaste fedeli alla Chiesa Cattolica, non volevano l'autonomia da Roma e non volevano nemmeno la dissoluzione dei monasteri. A questa prima rivolta del 1 ottobre 1536 si unì incredibilmente anche la piccola nobiltà del luogo e circa 40.000 persone arrivarono a Lincoln e ne occuparono la cattedrale chiedendo di poter continuare a professare la propria fede. Enrico però spedì un contingente armato per sedare gli animi e i due capi della rivolta furono presi e impiccati come al solito, insieme a molti altri sostenitori. Questa piccola rivolta fu quindi sedata, ma il 13 ottobre una nuova e più grande massa di rivoltosi si mosse. E si mosse non solo per un discorso religioso, ma anche per combattere le tasse più alte che avevano colpito tutti i ceti l'anno prima e per il fatto che la reputazione personale e politica di Enrico ormai era sottoterra, dopo aver fatto qualsiasi cosa per sposare Anna Bolena e poi essersela tolta di mezzo in 448. Inoltre i nobili odiavano Thomas Cromwell, in quanto era un uomo venuto dal nulla, non di nobili natali, e volevano toglierlo di mezzo. Oltretutto i ribelli chiesero anche la morte sul rogo per i vescovi protestanti, tra cui Cranmer. A capo del pellegrinaggio della Grazia venne eletto Robert Aske, un avvocato e magistrato di Londra che nel 1536 occupò York con un contingente di 1000 uomini. In qualche modo quest'uomo riuscì a far tornare i monaci e le suore nei loro conventi e riuscì anche a scacciare i soldati di Enrico. La rivolta fu di una tale portata che vennero aperti dei negoziati con Aske ed Enrico promise ai ribelli di concedere loro il perdono e di sospendere la soppressione dei monasteri fino alla riunione del Parlamento che si sarebbe dovuta tenere a York entro un anno. E chiesero anche che Jane fosse incoronata a York perché la gente del nord non aveva mai avuto l'occasione di vedere i propri sovrani. Robert Aske, quindi felice, ordinò la fine della rivolta, anche perché i grandi nobili del nord non lo appoggiavano. Nel febbraio del 1537 però iniziò un'altra rivolta, in cui i due ribelli, Francis Bigod e John Hallam, cercarono di radunare di nuovo le forze ed impadronirsi di due città. Due monasteri e altri due distretti si unirono a loro, ma non ci fu nulla da fare. I capi del pellegrinaggio furono arrestati e giustiziati e tra loro c'era anche Aske e qualcun altro. Insieme a loro furono giustiziati anche circa 200 monaci, 15 parroci e 6 abati. Orribile ciò che accadde all'abbazia di Sowley, dove erano appena tornati appunto dei monaci ribelli. L'abate e circa una ventina di frati vennero impiccati al campanile della chiesa in modo tale che tutti vedessero cosa accadeva ai traditori. Questa rivolta quindi portò essenzialmente a nulla di fatto. La riconciliazione con la Chiesa di Roma avverrà solamente con Maria la Sanguinaria e la dissoluzione dei monasteri continuò imperterrita fino a compersi completamente nel 1540. Sempre a febbraio del 1537
viene annunciata la gravidanza della nuova regina Jane a tutta la cristianità. Tutti dovevano sapere che Enrico aspettava un figlio, l'imperatore, il papa, Francesco di Francia. Il re ricopre sua moglie di attenzioni, le fa arrivare in Inghilterra fragole, ciliegie, quaglie, un sacco di quaglie, perché sua moglie aveva le voglie e voleva delle quaglie. Enrico ordina oltretutto che si preghi per la regina in tutte le chiese del regno. La gravidanza di Jane trascorre molto tranquillamente, senza complicazioni né niente, e arriva l'autunno. Il 12 ottobre 1537 nasce finalmente il piccolo Edward, ma Jane è sfinita dal parto, in quanto il suo travaglio sembra sia durato 3 giorni. I medici avevano addirittura paventato l'idea di aprirla e di asportare il bambino perché si era indebolita troppo. Il bambino viene battezzato 3 giorni dopo. La madrina fu Maria, che teneva per mano la piccola Elisabetta. Jane Seymour però era ancora troppo debole per alzarsi, ma attese nella sua camera per dare la benedizione a Edoardo dopo la cerimonia. In realtà sembrava si stesse riprendendo, un po' lentamente, ma ce la stava facendo. Ma proprio quella notte, a mezzanotte, Jane avrà una fortissima emorragia che sarà accompagnata da una febbre altissima. Per 9 giorni combatterà tra la vita e la morte, ma il 24 ottobre morirà. Aveva 29 anni. Enrico non volle mai vedere il corpo di Jane e incaricò sua figlia Maria di presiedere ai suoi funerali. Lui si chiuse nel suo appartamento di Windsor e per giorni nessuno lo vide, ma donò a sua moglie un magnifico funerale a cui prese parte tutta l'aristocrazia inglese. 29 dame, 29 come i suoi anni, furono vestite di nero e ricoperte con uno scialle bianco sul capo. Lo scialle bianco stava proprio a significare la morte per parto, e seguirono la bara fino alla cappella di San Giorgio a Windsor. Anche Enrico verrà alla fine seppellito qui, insieme a quella che lui stesso ha definito la sua sposa ideale. Il dolore di Enrico per la morte della moglie sembra quindi fosse molto sincero, e sembra fosse stato davvero forte. Quando il periodo di lutto finì, iniziò un periodo in cui Enrico venne effettivamente corteggiato dalle potenze europee, perché ora era di nuovo uno scapolo, molto appetibile e molto ricco. Cioè appetibile nel senso che era ricco e che era re d'Inghilterra, non perché fosse bello. Cromwell consigliò più e più volte ad Enrico di almeno considerare la possibilità di un nuovo matrimonio, ma Enrico non voleva risposarsi. Per prendere un po' di tempo trovò la scusa che non avrebbe mai sposato qualcuna senza sapere nemmeno che aspetto avesse, quindi inviò in Europa un pittore, Hans Holbein, che da tempo faceva ritratti alla corte di Enrico VIII, appunto. Quindi Enrico gli affida l'incarico di ritrarre anche Cristina di Danimarca e Anna di Lorena, per cui ovviamente il pittore avrebbe impiegato mesi e mesi, così da prendere un po' di tempo. In questo periodo Enrico divenne molto molto grasso e molto capriccioso, ed è in realtà da questo periodo in particolare che derivò la sua brutta reputazione. Iniziò anche a comportarsi in maniera molto rozza, si dice che iniziò a ruttare ai banchetti, a insultare ambasciatori e consiglieri, faceva battute sconce, abbandonò la musica, abbandonò del tutto gli sport, non andava nemmeno più a messa. Insomma, Enrico VIII era cambiato completamente. Inizia un po' il regno del terrore in Inghilterra, soprattutto perché Enrico vedeva complotti da ogni parte e Cromwell lo aiutava a vedere sempre qualche intrigo in qualsiasi persona. Enrico VIII era convinto, ad esempio, che il marchese di Exeter, Henry Courtenay, che tra l'altro faceva parte del suo consiglio privato da tipo anni e anni, e che sua moglie stessero radunando dei seguaci in Cornovaglia per proclamare re Henry Courtenay, appunto. Lui e sua moglie, oltretutto, avevano cercato in ogni modo di liberare Caterina d'Aragona e Maria quando erano state allontanate da palazzo. E sua moglie aveva continuato a scambiarsi lettere con Caterina fino alla morte di Ray. Ovviamente ciò bastò a Cromwell per gettare il seme del sospetto in un uomo, il re, che ormai viveva un po' in balia della corrente dei suoi umori. In un villaggio della Cornovaglia poi improvvisamente appare un manifesto in cui si affermava che il re avesse nominato Courtenay erede legittimo diseredando i propri figli. Fu quindi scoperto che Harry Courtenay corrispondeva con Reginald Paul, cioè si mandavano delle lettere. Reginald Paul era un esponente della casa degli York in esilio. Quell'infame di suo fratello minore, Geoffrey Paul, li tradì e andò a Londra dal re perché secondo lui si stava formando una nuova cospirazione di stampo cattolico.
Cromwell a questo punto convinse Enrico che Courtney ne faceva parte. Quindi nel 1538 Courtney, la moglie ed il figlio vennero arrestati e portati alla torre e iniziò il processo contro di lui, anche se vi erano davvero poche prove del suo coinvolgimento in quella faccenda che divenne nota come la cospirazione di Exeter. Lui effettivamente non era un seguace protestante e forse davvero si avvicinò al cattolicesimo e quindi alla famiglia di Paul, che anche loro erano appunto cattolicissimi. Quel che lo condannò infatti fu proprio la sua corrispondenza con Reginald Paul. Courtney venne quindi condannato a morte, strano, e giustiziato nel dicembre 1538. Ma la sua non fu l'unica esecuzione per questa cospirazione. Infatti Enrico dovette mandare a morte anche due dei suoi amici d'infanzia, Nicholas Carew ed Edward Neville. Il primo aveva saputo della cospirazione ma aveva taciuto, mentre il secondo addirittura sembra ne facesse parte. Cioè erano praticamente gli ultimi amici che erano rimasti ad Enrico e lo avevano tradito. Altra cosa orrenda che fece Enrico in questo momento fu quella di smantellare e distruggere i 3 centri di pellegrinaggio più sacri e più antichi di tutta l'Inghilterra. Quello di Durham, quello di Walsingham e quello di St. Thomas Becket a Canterbury. Ed Enrico nei riguardi di Thomas Becket cercò di operare una vera e propria damnatio memoria. Se non lo sapeste, Becket fu un importante arcivescovo vissuto nel 1100 a Canterbury. Divenne un martire e un eroe popolare perché si era schierato per l'indipendenza della Chiesa dall'autorità reale e quindi fu ucciso dai soldati di Enrico II. Ovviamente per il nostro Enrico invece la lezione che proveniva dalla memoria di Becket era pericolosissima. Lui era un capo religioso che aveva osato sfidare il suo sovrano e per questo era stato canonizzato. Quindi nel 1538 Enrico fece smantellare la sua tomba barra reliquiario nella cattedrale di Canterbury, si prese tutti i tesori che vi trovò all'interno e addirittura le sue ossa furono dissotterrate e bruciate. Praticamente gli ha fatto un processo come traditore. Poi, dopo qualche mese, dopo avergli distrutto il luogo dell'ultimo riposo, Enrico decise anche di distruggergli la reputazione. Fa quindi uscire un proclama in cui diceva che da quel momento in poi Thomas Becket non sarebbe più stato ritenuto, stimato e reputato santo e ogni sua immagine in tutto il regno doveva essere eliminata. Enrico in questo periodo c'è da dire che divenne veramente estremamente ricco e grazie. Cioè aveva saccheggiato chiese e monasteri, ma il popolo ci rimase male quando scoprì che quei soldi non erano destinati, che ne so, a fondare ospedali, università o scuole, ma per finanziare delle fortezze per difendere la costa meridionale dai suoi nemici, principalmente il re di Francia e Carlo V, che il Papa incitava ad attaccare l'Inghilterra. Intanto Cromwell stava ancora cercando di far sposare Enrico e sembrava che il duca di Cleve, che era un cattolico non papista proprio come Enrico, avesse due belle figlie. Cleve era un ducato piccolino ma situato in una posizione strategica. Si trovava infatti nel territorio del Sacro Romano Impero, tra la Germania e i Paesi Bassi, e il duca di Cleve era una bella spina nel fianco per Carlo V. Quindi Enrico inviò a Cleve il suo ritrattista di fiducia e lui gli spedì questo ritratto che vedete qui a fianco. Anna sembrava una bella ragazza, modesta, proprio come l'amata Jane Seymour. Intanto la situazione tra l'Inghilterra e il resto del mondo tipo stava sempre di più peggiorando. Arriva a corte la notizia che il re di Francia stava radunando una flotta francese a Boulogne per attaccare le coste inglesi. Il padre di Anna Cleve morì, ma anche il figlio che prese il suo posto era ostile al papa e all'imperatore e anche lui era molto interessato ad allearsi con l'Inghilterra. Inoltre lui aveva anche dei contatti con la Lega di Smalcalda, che era un'alleanza difensiva di principati e città protestanti del Sacro Romano Impero. E quindi si firmò il contratto e Anna venne impacchettata e spedita in Inghilterra. La giovane però, dai racconti che ne faceva chi l'aveva conosciuta, sembrava una bella statuina, cosa non particolarmente gradita ad Enrico. Il fratello di lei infatti riteneva che le donne dovessero rimanere assolutamente ignoranti per non cadere in comportamenti dissoluti come ad esempio, non lo so, pensare.
Anna di Kleve quindi sapeva leggere e scrivere, ma solo nella propria lingua, ovvero il Dutch, il dialetto germanico che si parlava nei Paesi Bassi. Non conosceva il latino, non conosceva il francese, ma soprattutto non conosceva manco l'inglese. Non sapeva suonare, non sapeva cantare, insomma non aveva nulla delle doti raffinate che avevano invece contraddistinto le altre mogli di Enrico. Quando Enrico la vide per la prima volta, però, il sospetto non gli piacque per niente. Anna non assomigliava per niente al ritratto che Enrico aveva visto. Era molto molto alta, proprio un donnone, aveva il naso grosso e oltretutto aveva il viso deturpato dalle cicatrici del vaiolo. Ecco, una persona sotto il mio scorso video mi aveva chiesto se i ritratti di allora effettivamente rispecchiassero la realtà. In questo caso assolutamente no. Ed Enrico si sentì tradito da tutta quella gente che aveva mandato a prendere la principessa, dal pittore che gliel'aveva ritratta, che gliel'avevano descritta appunto come alta e slanciata, di media bellezza. Ed Enrico iniziò anche a sospettare che Cromwell avesse cercato di combinare un'alleanza protestante per una qualche sua ragione misteriosa. Enrico VIII quindi non aveva alcuna intenzione di vivere con Anna di Kleve una volta che l'ebbe vista di persona, perciò incaricò immediatamente Cromwell di trovare vie legali per annullare il suo matrimonio, ancor prima che questo fu celebrato, ma fu costretto a fare buon viso a cattivo gioco per non perdere la preziosa alleanza con la Germania. E ovviamente gli avversari di Cromwell approfittarono della situazione per fare pressioni per la sua caduta in disgrazia. Enrico ricevette ufficialmente Anna a Greenwich, ma chiese che le nozze fossero posticipate di 2 giorni. Doveva assolutamente trovare un modo per recedere dal contratto di matrimonio. Ma niente da fare, Enrico VIII sposò Anna di Kleve il 6 gennaio 1540 e lei si convertì alla fede anglicana. Nonostante l'abito elegante e i capelli sciolti, al re Anna ripugnava e ha da subito iniziato a chiamarla la cavallona fiamminga, che sarebbe tipo il nostro modo di dire contemporaneo per brutta forte. Non che lui ormai fosse chissà quale bellezza, Il matrimonio nei giorni successivi non fu mai consumato. Che poi davvero, cioè, mi immagino come doveva essere sta povera ragazza per essere trattata in questo modo, cioè, non era un troll. In diverse occasioni Enrico si lamentò con i propri consiglieri in merito all'aspetto della moglie e oltretutto descrisse loro alcuni particolari che a suo giudizio lo facevano dubitare della verginità della sua sposa e che ciò lo disgustava a tal punto da non riuscire a indurlo a consumare il matrimonio. In particolare le sembrava che il suo seno fosse troppo flaccido e la pelle del suo ventre molle e grinzosa. Quindi sembrava più il corpo di una donna avanti con gli anni che aveva già avuto una gravidanza. Ideona! Poteva utilizzare quella scusa per chiedere il divorzio, no? No, vabbè. Intanto Enrico fece buon viso a cattivo gioco e anzi non trattò affatto male Anna, anche perché comunque era una donna intelligente. Fu assunto un insegnante privato che le insegnasse a parlare inglese e lei si impegnò molto. Le comprò tanti vestiti, la fece seguire da una modista inglese perché lui non ce la faceva più a vederla con quella cuffia da tedesca in testa. La portò a vedere un torneo a cui lei non aveva mai assistito, quindi era entusiasta di questa cosa. Ecco, durante questo torneo però Enrico vide una bella ragazza e sappiamo già tutti cosa succede quando Enrico si prende una sbandata per qualcuno, di solito la sposa. Chi è questa donna? Oddio, donna, meglio appunto dire ragazza, perché probabilmente non aveva manco 18 anni. La ragazza era Catherine Howard, una delle nuove dame di compagnia della quarta moglie di Enrico, appunto Anna di Kleve. Suo zio era Sir Thomas Howard, terzo duca di Norfolk. Ah giusto, lei era anche la cugina di Anna Bolena. In realtà nemmeno Catherine veniva descritta come sta gran bellezza dai suoi contemporanei, ma era giovane, aveva gli occhi azzurri, i capelli ramati ed era molto sensuale. Enrico ringiovanì di 20 anni, non era così preso da qualcuno dei tempi di Anna Bolena. Contate che ormai Enrico aveva 50 anni. Per quanto riguarda l'Inghilterra, tutti in Europa credevano che fosse diventata anche lei protestante, ma questo non era assolutamente lo scopo di Enrico. C'era differenza tra la chiesa anglicana e quella protestante. Infatti il protestantesimo faceva dell'uomo l'interprete delle cose, con il passare del tempo un credo del genere avrebbe portato a pensare che nessuna istituzione, nessun re soprattutto, avessero carattere divino. Enrico credeva fermamente in realtà che il protestantesimo avrebbe potuto portare all'anarchia e non voleva che il suo erede, Edoardo, appena fosse salito al trono, fosse travolto da questa marea. Quindi il protestantesimo per Enrico in realtà andava fermato.
E ad Enrico in quel momento venne pure in mente che non gli serviva l'alleanza con il duca di Cleves, che era protestante. Era una cosa a lui completamente inutile, perciò Cromwell avrebbe dovuto metterci una pezza e anche in modo veloce. Enrico quindi pensa di dare ad Anna di Cleves il titolo di sorella del re, in quanto alla fine probabilmente aveva anche imparato a volerle bene. E dandole un maniero, magari un palazzo e una piccola rendita reale, lei sarebbe stata più che felice. Anche perché la prospettiva di tornare a fare vita monacale a Cleves probabilmente non le andava a genio. Quindi Cromwell prepara una dichiarazione che Anna avrebbe dovuto firmare. Nella prima pergamena veniva spiegato perché il matrimonio tra Enrico ed Anna non era un vero matrimonio e poi elencava i pro che Anna avrebbe acquisito diventando l'amatissima sorella del re. Ovviamente avrebbe avuto la precedenza su tutte le dame del regno, tranne che su un'ipotetica regina e sulle figlie di Enrico. Poi avrebbe ricevuto una rendita annua di 5.000 sterline e ben due residenze reali. Anna firma e tela. In cambio di tutto questo ben di Dio doveva semplicemente riconoscere che lei era d'accordo con tutto e avrebbe dovuto scrivere al fratello per evitare che appunto questo compisse azioni per vendicare il suo onore. Ma il fatto di aver trovato una soluzione al matrimonio di Enrico bastò a Cromwell per evitare l'ascia del boia? Ovviamente no. Enrico ormai lo considerava un eretico anabattista, una serpe in seno che aveva sempre complottato contro di lui. Lo lasciò vivo giusto il tempo perché la causa dell'annullamento del suo matrimonio si concludesse. Cromwell fu arrestato e imprigionato nella Torre di Londra, come al solito, durante una seduta del Consiglio il 10 giugno 1540. Un mese e mezzo dopo, il 28 luglio, fu decapitato. Dalla Torre di Londra scrisse tantissime lettere al suo re, invocando misericordia. Anna, nel frattempo, acconsente quindi allo scioglimento del matrimonio, perciò il 4 luglio 1540 Enrico e Catherine Howard si sposarono in un maniero vicino a Londra con una cerimonia privata. Anna di Cleves mandò addirittura gli auguri. Catherine sicuramente fu molto gentile con lui, con Enrico, e la ragazza era davvero molto premurosa con suo marito, tanto che Enrico pensò che anche lei fosse follemente innamorata di lui. Enrico, ma perché è così difficile guardare in faccia la realtà delle cose? Il re si sentì all'improvviso ringiovanire di 20 anni, l'ulcera alla gamba che aveva da anni sembrava addirittura si stesse rimarginando. Sembrava davvero felice con Catherine, continuava a ripetere che lei era la sua rosa senza spine. La ricopriva di regali, di gioielli, di proprietà, di castelli. Però ben presto si accorse che forse si circondava di troppi baldi giovani per i suoi gusti. Uno in particolare era uno dei valletti di camera al servizio di Enrico, un cugino di Catherine che da sempre aveva delle mire su di lei e sembrava fosse davvero un bel giovane, Thomas Culpepper. In realtà la Howard non era la ragazzina pure innocente che credeva il sovrano. Nonostante infatti fosse molto giovane, aveva già avuto delle storielle, anche se di poco conto. A circa 14 anni si era innamorata infatti del suo maestro di musica, con cui fu beccata a baciarsi nell'androne delle scale mentre viveva a casa della nonna. Un altro ragazzo con cui ebbe una storia un po' più seria fu Francis Derham, che Catherine porterà addirittura a corte per farlo diventare il suo segretario, anche se sembra che la loro storia a quel punto fosse già finita da mo'. A un certo punto sembrava che Catherine fosse rimasta incinta di Enrico, in quanto non ebbe il ciclo per 3 mesi, ma a un certo punto le tornò. Quindi Enrico la fece immediatamente visitare dal medico, che scoprì una cosa incredibile. Catherine stava utilizzando un contraccettivo dell'epoca, che era molto in voga soprattutto tra le schiave in Oriente. Dato che il medico affermò che quel contraccettivo lo stava utilizzando ormai da anni, Enrico all'inizio pensò che fu la famiglia, quando lei era giovane, a farglielo installare, diciamo. Povero ingenuo Enrico! In ogni caso Catherine iniziò a frequentare Culpepper. Lei se ne innamorò e lui approfittò della situazione con la scusa di darle un figlio che avrebbe potuto diventare re d'Inghilterra. Infatti ormai tutti erano consapevoli che il re faceva un po' fatica ad avere figli. A corte tutti sapevano della relazione tra Catherine e Thomas Culpepper e tutti prendevano in giro Enrico alle spalle. A un certo punto Enrico e Catherine dovettero partire per una visita nelle contee del nord perché vi erano state delle altre insurrezioni e in quel momento Culpepper era molto malato, perciò Catherine, preoccupata, gli scrisse una lettera con scritte cose del tipo: mi fa morire il cuore pensare di non essere con voi, venite da me quando c'è Lady Rochford perché così sarà più facile essere insieme, vostra per tutta la vita.
insomma, una lettera che non lascia molti dubbi sulla loro relazione. Va bene, Catherine aveva le sue colpe, ma in realtà si trattava semplicemente di una ragazzina molto giovane, molto ingenua, a cui non sembrava di star facendo nulla di male, in quanto cercava comunque in ogni modo di rendere felice suo marito. Intanto Enrico, dopo la festa di Natale del 1540, ebbe una specie di crisi, una paralisi che lo lasciò a letto per molti molti giorni, addirittura sembra che per un periodo non riuscisse nemmeno a parlare. E appena si rimette, ecco che arriva la mazzata. Arriva Cranmer che gli mostra una lettera poco poco simpatica. Nella lettera c'era scritto che una certa Mary Lascelles Hall aveva affermato che Catherine era una donnaccia di malaffare, scusate ma devo usare questi termini poco coloriti perché YouTube magari mi blocca il video, e che Catherine aveva da sempre dato scandalo con gli uomini fin da quando era poco più che una bambina. E appunto venivano menzionati il maestro di musica e un suo cugino Francis Derham. Questa Mary era una serva a casa della nonna di Catherine e si era rifiutata di seguire la ragazza a corte perché appunto la considerava troppo immorale. Ma questa Mary sembrava anche fosse una protestante, quindi Enrico semplicemente pensò a un'ennesima calunnia. Il re inizia quindi delle indagini, ma non crede alle parole di quella donna. Incarica quindi un po' di gente di interrogare sia la donna che il maestro di musica ed Eram, ma questi tornarono dicendo che non erano riusciti a trovare alcuna prova che quello che aveva detto la donna fosse falso. Si tenne quindi un vero e proprio processo. Chiamarono sia la donna, che era stata la bambinaia, sia il musicista, che effettivamente disse che lui e Catherine si erano baciati, sia il cugino Derham. Ecco, lui fece scoppiare lo scandalo. Disse che Catherine le era stata promessa sposa 2 anni prima e che avevano vissuto effettivamente come marito e moglie. Poi lei era andata a corte a servire Anna di Cleve e lui in Irlanda, perché era tipo una specie di pirata, per tentare di fare fortuna secondo un loro accordo. Quando lui era tornato dall'Irlanda, aveva scoperto che Catherine era diventata regina d'Inghilterra. Ma non solo, aveva scoperto anche che si era innamorata di un altro. E non era Enrico di sicuro, ma Thomas Culpepper. Anche questa volta Enrico non prese la cosa particolarmente in modo maturo. Si racconta, ma non ci sono fonti serie a riguardo, che si mise a sbraitare davanti a tutto il consiglio chiedendo una spada per uccidere con le sue mani la regina. Oddio, conoscendo Enrico non mi sembra una cosa così, però siete liberi di crederci o meno. Catherine, spaventatissima, fu interrogata dallo stesso Cranmer e sputò il rospo, diede una sua versione dei fatti. Ammise di aver avuto una storiella con il musicista, dicendo come scusa di essere stata poco più di una bambina, quindi al massimo sarebbe dovuto essere incolpato lui. Con il cugino Francis Derham disse che lui l'aveva persuasa, addirittura all'inizio disse che l'aveva presa con la forza, anche se poi ritratterà questa cosa, ma che quando era avvenuta a corte già non si vedevano da molto tempo. Culpepper invece non lo nomina nemmeno. Insomma, Catherine Howard aveva cercato di giustificare il proprio comportamento addossando tutte le sue colpe, che ovviamente non sono colpe, sugli uomini. Enrico decide quindi di processare pubblicamente gli amanti della regina, forse per dimostrare che non era il sovrano cattivo e sanguinario che tutti pensavano, ma che era stato tradito anche questa volta. Anche Culpepper però confessò tutto, anzi diede pure le lettere che si erano scambiati i due ad Enrico. A questo punto Catherine non poté fare altro se non ammettere di averlo incontrato spesso in luoghi segreti e nei sottoscala del palazzo, che gli aveva fatto qualche regalo ma nulla di più, non si erano conosciuti carnalmente. La sua dama di compagnia, Lady Jane Rochford, però la contraddisse e affermò che aveva visto i due in atteggiamenti sicuramente poco formali. Il 10 dicembre 1541 Thomas Culpepper e Francis Derham furono giustiziati a Tyburn, il luogo dove venivano condannati a morte i plebei. Enrico si sentì molto tradito da Culpepper, anche perché lui l'aveva salvato già una volta dall'ascia del boia. Culpepper infatti aveva usato violenza contro la moglie di un guardiacaccia e poi aveva ucciso uno degli abitanti del villaggio che aveva cercato di salvare la donna. Quindi in realtà non è che fosse sta gran persona, ma il re si era fatto convincere dalla sua parlantina e dal suo aspetto molto piacevole. Per quanto riguarda Catherine, lei in quel momento si trovava prigioniera. Ulteriori indagini avevano rivelato altri tradimenti. Sua nonna, la duchessa di Norfolk, fu imprigionata anche lei perché aveva cercato di distruggere delle prove relative a Francis Derham. In realtà il re si accorse che tutti gli Howard erano dei traditori indefessi che avevano cospirato per impadronirsi del potere. Tutti sapevano delle perversioni di Catherine e nessuno aveva detto lui niente. E
quindi niente, Enrico mise un'intera famiglia in catene. Lo zio di Catherine, William Howard, la zia, Lady Bridgewater, tutti i suoi fratelli e le sue sorelle. Molti però degli Howard avevano già lasciato l'Inghilterra, avendo nasato la situazione. Tutti quelli che erano rimasti però furono giudicati colpevoli di aver nascosto un tradimento e furono condannati al carcere a vita e tutti i loro beni passarono alla corona. Però c'è da dire che poi più tardi vennero rilasciati. In realtà però Enrico diede a Catherine una specie di via d'uscita. Lei avrebbe dovuto riconoscere il matrimonio con Francis Derham. Ovviamente in questo modo si sarebbe resa colpevole di bigamia e spergiuro, ma non di tradimento. Si sarebbe dovuta pentire e come vedova si sarebbe dovuta ritirare a condurre vita monastica. In questo modo avrebbe avuto salva la vita. Ma Catherine non accettò e disse che non era mai stata la moglie di Francis, lei era la moglie di Enrico VIII ed era regina d'Inghilterra. E così il 13 febbraio 1542 morì anche la quinta moglie di Enrico VIII, la giovanissima Catherine Howard, insieme alla sua dama di compagnia Lady Rochford. Ah, tra l'altro Lady Rochford fu quella donna che aveva accusato suo marito, che era il fratello di Anna Bolena, e Anna Bolena di aver avuto un rapporto incestuoso. Entrambe furono seppellite nella stessa chiesa dove giaceva anche il corpo di Anna Bolena. Da questo momento in poi la salute fisica, ma anche quella mentale di Enrico VIII iniziò a declinare sempre di più. Iniziò a vedere delle cose, dei fantasmi, probabilmente dai suoi sintomi, mal di testa, visione offuscata, scatti d'ira, ventre incredibilmente gonfio. Possiamo capire che iniziò a soffrire molto di gotta e di diabete, che ovviamente non cercò mai di tenere sotto controllo. Tutti concordavano che Enrico fosse diventato enorme, ormai non faceva più segreto che l'unica gioia della sua vita fosse rimasto il cibo, ma alcune fonti ci dicono che arrivò addirittura a pesare 180 kg. Questa cosa mi sembra un po' esagerata, però io ve la riporto. Intanto in Europa stavano succedendo varie cose. Solimane e Francesco I di Francia avevano concluso un trattato. Esatto, la Francia si era schierata dalla parte dei turchi infedeli. Ma in realtà già da vario tempo le due potenze erano molto connesse, diciamo. Nel 1526, infatti, Solimano si era preso l'Ungheria, tanto che nel 1533 il fratello dell'imperatore era stato costretto a riconoscere al califfo la sovranità sull'Ungheria e Solimano si era spinto fino alle porte di Vienna. I francesi quindi avevano firmato un trattato che li autorizzava a comprare e vendere nelle terre turche, ad avere consoli in quei luoghi e a fungere da protettori dei luoghi santi cristiani nei territori del sultano. Solimano era un sovrano estremamente colto e intelligente, spietato e astuto. Fece arrivare a Enrico un coccodrillo che stava a simboleggiare un animale forte che si sarebbe sicuramente adattato al clima inglese, proprio come si stavano adattando bene i turchi in Europa. Ma c'era anche un altro stato che non faceva dormire sonni tranquilli a nostro Enrico, la Scozia, con cui c'erano continuamente problemi. Però nel 1542 l'esercito scozzese perse la battaglia di Solway Moss e il 14 dicembre di quell'anno morì anche il loro re, Giacomo V, lasciando come unica erede una figlia femmina di soli 6 giorni, Maria. Pochi mesi dopo, nel 1543, l'Inghilterra e la Scozia firmarono il Trattato di Greenwich ed Enrico si accordò con il duca reggente per far sposare la piccola Maria con suo figlio Edoardo. In realtà però il duca reggente era piuttosto riluttante a fare questa cosa, in quanto la gente e i nobili scozzesi puntavano piuttosto a far sposare Maria con un principe francese, per fare in modo di rimanere cattolici. In realtà la gente si divise in due fazioni, che arrivarono a scontrarsi nel 1544 nella battaglia di Glasgow. Ma prima, nel dicembre del 1543, Enrico aveva dichiarato guerra alla Scozia perché aveva annullato il trattato di matrimonio. Ovviamente in tutto ciò c'era lo zampino della di Francia, che disse che non avrebbe mai abbandonato il suo antico alleato e che aveva iniziato a inviare denaro e navi in Scozia. Organizzò un vero e proprio colpo di stato compiuto da un cardinale e dalla regina madre di Maria, che era francese anche lei. La piccola Maria quindi venne incoronata regina a Stirling e poi fu promessa in sposa a uno dei figli di Francesco I. Enrico non poteva nemmeno pensare di lasciare la Scozia in mano ai francesi, non l'avrebbe mai permesso a costo di assassinare tutti i diretti interessati. Quindi Enrico decide di imbarcarsi e di andare personalmente in Francia a muovere guerra contro il suo re. Ma nel mentre una nuova disgrazia colpisce l'Inghilterra, la peste che arriva anche a corte. Il primo a morire a Whitehall, dove la famiglia reale stava trascorrendo l'estate, fu Holbein. Ricordate chi era il famoso ritrattista che Enrico aveva inviato in mezzo Europa per dipingere le sue possibili mogli?
Ecco, Holben stava in quel momento dipingendo tutta la famiglia Tudor, compreso Edoardo. Enrico, quando seppe che Holben era morto di peste, fu preso dal panico per paura di perdere il suo unico erede, quindi decise di trasferire la sua famiglia nell'ovest del paese, nella residenza dei Seymour, dove sembrava che il morbo non stesse ancora dilagando. E qui portò con sé anche Kate Parr. Kate non è giovane, non è particolarmente bella ed è stata sposata ben due volte, e due volte è rimasta vedova. Ma ora a Enrico non interessava più la passione, voleva più che altro una donna colta e gentile con cui trascorrere la vecchiaia. I due passarono quindi un'estate spensierati insieme, chiacchierarono, suonarono, leggevano libri, giocarono a carte. Lei però era innamorata di Sir Thomas Seymour, che sposerà 5 anni più tardi, quando Enrico sarà ormai bello che è andato. Catherine Parr ed Enrico quindi si sposano nel luglio del 1543 ad Hampton Court con una cerimonia privata. Sarà la sesta e ultima moglie di Enrico VIII. Ma Catherine era sospettata di essere protestante, e questa cosa era vera. Catherine aveva addirittura un'amica molto stretta, Anne Askew, che se ne andava in giro a predicare. Ma il re momentaneamente non ci fece una piega. Intanto Enrico VIII, nonostante tutti i suoi problemi di salute, nonostante il suo medico e perfino l'imperatore Carlo V gli avessero detto che forse era meglio lui rimanesse a casa, ecco, Enrico attraversò la Manica per fronteggiare il suo più vecchio amico barra nemico di lunga data, il re di Francia. L'Inghilterra si batté valorosamente e prese velocemente la città di Bologna, ma ben presto Enrico scoprì che Carlo V aveva firmato un accordo segreto di pace con la Francia, perché a lui la guerra non interessava più. Ora l'Inghilterra era sola contro la Francia, la Scozia e pure contro i turchi. Perciò a malincuore Enrico tornò in Inghilterra per preparare il suo paese a una possibile invasione. Nel sud dell'Inghilterra radunò circa 100.000 uomini e fece costruire una flotta di oltre 100 navi. Ai confini della Scozia invece Edward Seymour comandava un esercito pronto a difendere il regno dai ribelli. Nel luglio del 1545 ci fu quindi la famosa battaglia del Solent, che era il canale a sud della costa inglese tra l'Hampshire e l'isola di Wight. Questo scontro alla fine portò a un nulla di fatto, infatti i francesi, dato che non riuscirono poi a proseguire via terra, tornarono sul continente ad agosto. L'unica cosa che accadde di relativamente disastroso fu l'affondamento della Mary Rose di Enrico. I francesi credettero di essere stati loro, ma in realtà la ciurma della Mary Rose si era dimenticata di chiudere i sabordi inferiori dopo che erano stati aperti per consentire all'artiglieria di colpire i francesi. E un vento improvviso la fece quindi sbandare e la nave imbarcò acqua rovesciandosi. Alla fine Enrico comunque stipulò un negoziato con i francesi e fecero pace. Intanto l'atteggiamento favorevole verso la riforma che Catherine Parr mostrava la rese sospetta agli occhi dei cortigiani, soprattutto a quelli del nuovo cancelliere, che nel 1546 cercò in tutti i modi di metterla in cattiva luce con Enrico e voleva addirittura far autorizzare il suo arresto, ma Catherine fu avvertita di quello che stava per accadere e sembra quindi si chiuse in camera e bruciò tutto quello che non doveva esserci nella stanza di una buona cattolica, di una buona anglicana. Alla fine, il 28 gennaio 1547, Enrico VIII morì. E qui finisce la nostra Royal Saga, che spero vi sia piaciuta. Allora, ora che sapete tutto di Enrico, della sua vita, avete cambiato parere su di lui? A me certe volte ha fatto quasi tenerezza, nonostante tutto ciò che ha fatto. Ma ditemi la vostra, sono davvero curiosa. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo. Un bacio!